I petali di ciliegio sono caduti e la stagione primaverile è giunta al termine. Una stagione veramente piena di roba eccezionale. Demon Slayer ha preso di soprassalto Times Square per l'ultima puntata. Dr. Stone non smette mai di stupire e di emozionare più di Demon Slayer. Oshinoko ci ha creato nuovi traumi e Tengoku Daimakyu, per me, è l'anime dell'anno. Abbiamo avuto anche delle ottime sorprese. Kamikatsu, non ridere! Ha divertito con un budget sotto i piedi e delle idee molto acute. Yusha Gashinda mi ha aggiunto un nuovo tag per i siti di anatomia applicata, cioè il comedy. At Dangers in My Heart si è meritato una seconda chance dopo aver visto l'amore che il pubblico ha dimostrato su TikTok per quest'anime. Certo però che non è stato davvero tutto rose e fiori. Summon to Another World for a Second Time ha fatto veramente pena cercando di fare qualcosa di unico. Isekai One to Kill Nessan si è spinto troppo in là col tag romance. Ed Ise Leve mi ha annoiato non appena mi sono reso conto che l'obiettivo dell'anime era mostrare quanto sia figo il protagonista. Ovviamente tutti e tre li ho droppati prima o poi. Ma adesso il sole splende, ci troviamo in una puntata sulla spiaggia e insieme a me, Mr. Tab, andiamo a vedere alcuni degli anime in uscita durante la stagione estiva 2023. Per questa stagione ho contato 24 serie diverse da vedere. Alcuni li vedrò per intero, altri solo per 3 puntate per capire se mi possono piacere o meno. Per questo video spezzerò la lista quasi a metà e vi ricordo che la lista è soggettiva. Inoltre mi piacerebbe sapere la vostra lista per gli anime di questa stagione. Cominciamo! Dopo l'avvento della prima serie nel 2020 ed il film nell'anno successivo, Jujutsu Kaisen ritorna per questa stagione estiva con quello che sembra un prequel a Jujutsu Kaisen Zero. Questa seconda stagione si concentra su Satoru Gojo, il più forte husbando che ci sia, durante i suoi primi anni alla scuola dell'occulto. Purtroppo non credo che vedremo il trio della prima stagione ed è un po' un peccato perché Sakuna detiene ancora la corona del più figo per me. Si sa, Mappa sta facendo il botto e non vedo l'ora di vedere cosa saranno in grado di fare per rendere omaggio a quest'opera. In un periodo in cui il genere isekai è saturo e si cerca di creare nuovi format, Mushoku Tensei, corso stile classico, riesce a sorprendere con una trama ricca e variegata e con dei disegni e delle animazioni bellissime. Già durante la prima stagione vediamo Rudeus che si avventura in questo mondo fantasy e suggestivo. Senza l'aiuto della trama, ma con le proprie forze, riesce a superare tutti gli ostacoli che gli si parano davanti. Oltre a lui, il cast è ricco e variegato, andando a colpire in modo naturale quasi tutti i tag, elfe, furri ed ugly bastard. Battute a parte, Studio Bind sta facendo un ottimo lavoro per questa serie, che andrò a vedere per intero assolutamente. Un antico detto diceva, se guardi troppo l'abisso, rischi di diventare come Kazuya, ma allora perché sto ancora guardando questa serie? Il protagonista è pessimo, quasi come Makoto di School Day sulla scala quanti pugni in faccia gli daresti? Sumi, per quanto carina, è abbastanza inutile. Ruka entra nella categoria capelli corti che prende la friendzone insieme a Rem ed Ichigo. Chizuru rimane ancora la best girl e che si fotta Mami! Ormai ho già visto le prime 2 stagioni di Rent a Girlfriend, tanto vale finirlo. Quanti anni ha la nuova arrivata? Scampato pericolo! Senza ombre di dubbio, è questo l'anime che stavo aspettando di più durante questa stagione estiva. Dall'uscita del trailer ho visto il seguito spiritico di High School of the Dead, azione, gore ed un sacco di zombie, condita con un pizzico di comicità ed ecchi. In Zone 100 Bucket List of the Dead, il nostro protagonista si gode la vita dopo essersi conto che non deve più andare a lavorare per l'azienda che odiava tanto, in quanto adesso sono tutti zombie! Sì, tutta la città viene infestata dagli zombie, ma al posto di deprimersi e andare in panico, Akira decide di stilare e completare la lista delle 100 cose da fare prima di diventare zombie. Dal trailer, le animazioni, le musiche ed il mood generale sorprendono e non vedo l'ora di scoprire se quest'anime diventerà un classico del genere zombie. Durante i primi secondi del trailer non ero molto convinto. Giusto per capire se lo stile grafico... Ho continuato però a guardare e ne sono rimasto affascinato. The Girl I Like Forgot Her Glasses parla delle disavventure di una ragazza che non fa altro che dimenticarsi i suoi occhiali in giro. Per fortuna il suo compagno di banco è sempre pronto a dargli una mano, anche perché quest'ultimo prova un certo tipo di sentimento per questa smemorata. Quello che più mi ha colpito è l'impianto grafico, che alle volte inciampa.
altre volte invece sorprende per i dettagli e la cura. Questa commedia romantica la guarderò sicuramente fino alla fine. Leggendo la sinossi, mi aspetto che quest'anime sia ai livelli di No Game No Life, altrimenti lo droppo sicuramente. In Liar Liar, la scalata verso il successo avviene attraverso una serie di giochi dove gli studenti scommettono le loro stelle per arrivare al titolo di Seven Stars. La trama segue Hiroto Shinohara, uno studente trasferito che, sfidando e sconfiggendo la loro elite, riesce a diventare uno dei più forti dell'accademia. Adesso il nostro protagonista deve continuare la sua scalata al successo, a son di bluff, bugie e giochi psicologici. Non è la prima volta che vediamo una trama così, basti ricordare Classroom of the Elite. Quest'anime però non ha solo un po' di comedy, ma tra i tag troviamo anche lecci. Staremo a vedere. Dopo aver visto il logo della Warner Bros., posso dirlo con certezza. Quest'anime è la versione dark e giapponese di Harry Potter. Una scuola magica, tanti dungeons, mostri e misteri, ragazzi con bacchette magiche ed un protagonista con un passato travagliato. Ovviamente però, essendo giapponese, cosa potevano mai metterci se non i tentacoli e le spade? Esatto, in questo mondo vi sono 7 spade magiche dal potere incredibile e pare che il protagonista ed un'altra ragazza ne siano in possesso. Non so come proceda quest'anime, ma le animazioni sono molto belle, quindi sono curioso di vederlo. Ok, l'horror non lo digerisco. Se fosse per me, tutte le canzoni di sottofondo dei film horror dovrebbero essere sostituite dalla canzoncina di Taxi di GTA V. Devo dire però che gli anime horror non riescono a dare quella paura e quell'ansia, e sono uno che pensa che Another sia un bel thriller. Dark Gathering però pare essere molto interessante, con la giusta atmosfera ed un pizzico di gore. Devo dire che se non ci fosse per la Loli, avrei troppa paura di iniziarlo. Io sono sicuro che qualcuno là fuori guarderà quest'anime per qualche strano fetish, ma Undead Girl Murder Farce pare essere davvero molto figo. Si tratta di un anime mystery in cui i nostri protagonisti devono risolvere il caso dell'omicidio della moglie di un vampiro durante il XIX secolo. Nonostante la presenza di Sherlock Holmes, non sarà lui che seguiremo nella trama, ma Tsugaru Shinuchi, un mezzo demone molto figo, e Aya Rindo, la testa vivente di una ragazza rinchiusa in una gabbia. Ecco il fetish di cui stavo parlando. A me, sinceramente, piace molto la premessa ed i cameo in quest'anime, così come l'animazione e la trama, quindi lo guarderò sicuramente. Ok, ottimo! In questa stagione abbiamo solo anime di alta qualità. Niente anime che si basano sul fanservice. E Dracoon è rimasto a casa senza creare Isekai Power Fantasy. Ok, mi arrendo. Allora, la trama fa già ridere di suo. Un ragazzo che vuole diventare buddista si ritrova in un tempio circondato da ragazze carine. Però il fatto che tutto il budget, tolto dal carattere dei personaggi e dalle scene in sé, sia andato a finire sui riflessi della luce sulla pelle delle ragazze durante le scene d'ecchi è incredibile. Io lo dovrò guardare per forza. Sinceramente, non ci vedevo nulla di male in quest'anime. Certo, la Santa Cecilia ha la gonna un po' corta, ma forse lì fa caldo. Guarda tutta arrossata il pastore Lawrence, ma forse ammira la sua dedizione. Ci sta. Poi ho visto i tag. So che non sono un uomo di chiesa, ma volevo dirti che presto commetterò peccato. Oddio, il trailer di quest'anime è uno dei più prevedibili e cliché in circolazione, così tanto che ho anche indovinato uno schema ricorrente. Mo diventa femmina. Quella diventa femmina, quel lupo diventa femmina. Rieccoci ad un nuovo Isekai Power Fantasy di cui nessuno aveva bisogno e lasciate stare le loli, maledizione! Oh, e concludiamo con l'anime più becero della stagione. Che dire, Dracoon stavolta si è superato. L'anime in cui il personaggio principale era una spada poteva anche essere divertente, ma questo... No dai, perché ne devo parlare? Non voglio parlare di un tizio che viene reincarnato in una macchina automatica e grazie a una tizia molto forte va in giro per i dungeon. Ma almeno il tizio parlasse, ha solo frasi automatiche, ma che cazzo! Questi sono stati alcuni degli anime che vedrò in questa stagione. Fatemi sapere invece la vostra lista qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina kawaii. Inoltre, seguitemi sui social per novità ed aggiornamenti. Se volete, passate a salutarmi in live su Twitch. Anche se mi ammazzano in seguito, sono sempre disponibile per parlare di anime. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Questa è lunga, è una frase lunga, perché?
Posso farcela? Sì! Taglie! E devo ringraziare la webcam che almeno mi dice, oh, c'hai i capelli di c***o, grazie! Allora, dai, dov'era la frase? Ok, andiamo a vedere alcuni degli anime cosa? Dai, forza. Quindi, pam, Jujutsu Kaisen in seconda serie, che sembra quasi un prequel della... di Jujutsu, da vaffan... dopo l'avvento della prima serie nel 2020 e basta, buona. Ma tu hai sempre questo outfit nei tuoi video? Sì, è la tuta, è la, come si chiama? È la divisa, è la divisa da Mr. Tab, la mia divisa è questa. Devo morire di caldo? Sì, lo devo fare? Sì, perché il drip è questo. Grazie ventilatore ancora. Tu immaginati se io non mettessi, se io non metto la mia faccia davanti, se io non mi metto qui a recitare, quanto durerebbe questo video? 2 secondi, sono bravo a leggere ste cose. Il protagonista è pessimo, quasi a livello di Makoto di School Day sulla scala. Quanti pugni? Akira decide di stillare e completare la lista delle 100 cose da fare prima di diventare zombie. La devo rifare perché mi sono imbrogliato, mi sono bloccato quando ho detto. Sì, questa la devo rifare. Mo' facciamo la parte degli anime e poi fine della live, perché io sono stanco. Durante i primi secondi del trailer, un po' più veloce. Beh, anche perché provo un... cioè, la devo rifare. La schiena, le gambe, il caldo, tutto per il drip. La trama segue Hirohito Shinohara. Me lo so pure ricordato, ma mi sono dimenticato il resto. Vabbè, ma comunque, raga, non registro da lì, registro dal... microfono che sta qui. Non so come proceda quest'anime, però le animazioni sono molto belle. Quindi sono molto curioso. Troppo alto. Abbassa. Fly down. Tono pacato. Tranquillo, la battuta delle tentacoli ce l'abbiamo messa. Nonostante ci sia Sherlock Holmes, io già lo so che sbiascicherò, che è una meraviglia. Nonostante ci sia Sherlock Holmes, non saremo lui a seguire durante questa... Nonostante ci sia Sherlock Holmes. La frase del cavolo, che è pure lunga, con 3 nomi complicati: Tsugaru Shinuchi, Aya Rindo, testa di una ragazza parlante fetish. Nonostante la presenza di Sherlock Holmes, non saremo lui a... Nonostante la presenza di Sherlock Holmes, non saremo lui che seguiremo nella trama. Mi sono dimenticato il nome del demone.